Ha parlato delle regionali e delle amministrative di Cosenza Francesco Boccia, responsabile enti locali del Partito Democratico, impegnato nelle ultime ore in una serie di iniziative elettorali anche in Calabria, dove domenica è atteso anche l'arrivo del segretario Enrico Letta. Nel capoluogo Bruzio ha preso parte ad un'iniziativa organizzata a sostegno del candidato a sindaco di centro-sinistra Franz Caruso, commentando anche la scelta di alcune forze politiche, segnatamente 5 Stelle Tesoro Calabria, di appoggiare una dei competitor dello stesso Caruso, nonostante tali simboli siano invece organici alla coalizione costruita intorno alla figura di Amalia Bruni. Penso che ci siano state semplicemente ambizioni personali che sono state messe davanti al progetto politico. Dovremo vincere anche per loro. Franz è chiamato ad un doppio lavoro e i cosentini devono sapere che se non votano Franz Caruso, qualsiasi altro voto a chi dice che ha militato o militerebbe in futuro nel centro-sinistra sarebbe un voto alla destra. Ribadita la posizione dello schieramento in caso di ballottaggio, nessun apparentamento. La priorità adesso è costruire intorno a Franz Caruso un progetto ampio di città. Sulle regionali Boccia glissa la domanda sugli ultimi discordanti dati dei sondaggi. Quello che dobbiamo fare è stare per strada ed incontrare i cittadini. Noi corriamo per vincere, le schermaglie sono, se a voi piace Spirlì e piace Occhiuto, tirate le somme e fate una valutazione della condizione in cui la Calabria si trova oggi. È il fanalino di coda per vaccinazioni in Italia, chiedetevi perché. La condizione nella quale la regione è nella gestione dei rifiuti, nella gestione anche di alcune risorse fondamentali naturali come l'acqua sotto gli occhi di tutti, le politiche industriali non risultano nemmeno prese in considerazione. Sul lavoro il disastro è sotto gli occhi di tutti, a noi interessa spiegare ad ogni calabrese che il voto ad Amalia Bruni è un voto sul futuro della Calabria. Poi un affondo su De Magistris. De Magistris non è né sinistra né destra, De Magistris è se stesso. Vengo da una lunga giornata napoletana in cui ho toccato con mano i disastri in cui ha lasciato la città di Napoli. Sono sotto gli occhi di tutti. La corsa è tra noi Occhiuto e anche qui i calabresi devono sapere che ogni voto a De Magistris è indirettamente un voto dato alla destra.